Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Formula 1 2016. Stiamo per affrontare la gara ad Austin. Vi racconto un po' come sono andate prove libere e qualifiche. Prove libere non sono andate molto bene, sempre fuori dalla top 10, ma abbiamo controllato un po' in qualifica 1, poi secondo con le gomme super soft, poi in qualifica 2 e qualifica 3 ha diluviato letteralmente e abbiamo finito in quarta posizione. Quindi partiremo dalla quarta piazza, in seconda fila, davanti a Hamilton. Cosa si aspetta il team da questa gara? Buona fortuna. La scuderia non si aspettava che noi facessimo così bene, perché infatti ci aveva dato come obiettivo il 12° posto nella qualifica. Adesso ci dice di finire la gara almeno al 9°, posizione tipo in alto di Hamilton e Kvyat sconfitto. Tra l'altro, con l'ultima miglioria al motore, anche Kvyat è rimasto in top 10, bisogna dirlo, si è classificato come decimo nella classifica generale e suppongo che alla fine di questa gara potremo anche ricercare qualcosina. No, un momento, perché 825 punti, no, insomma. Vabbè, comunque andiamo in gara, vediamo che cosa riusciamo a fare ad Austin. La gara è sull'asciutto, fortunatamente, perché questo circuito sul bagnato è improponibile. Il rapporto d'amore tira e molla degli Stati Uniti con la Formula 1 finalmente ha trovato il suo equilibrio nel 2012 con il completamento di questo fantastico circuito texano. Da allora abbiamo potuto ammirare corse incredibili come quella che ha deciso il campionato del 2015, diventata un classico con la sua alternanza di asciutto e bagnato. Oggi si corre in Texas, Travis County, dove su questo fantastico circuito ci aspettano 20 curve e velocità di 322 km orari. Anche di più. Nel 60% del tracciato i piloti corrono a tutto gas, con ottime opportunità di sorpasso, specialmente lungo le due zone DRS che portano a curva 1 e al lungo rettilineo che porta a curva 12. Oggi ci attende una gara incredibile. Si prospetta quindi una gara difficile oggi. Luca, cosa ti aspetti dalla partenza all'imbocco di curva 1? Beh, prima di tutto mi auguro di vedere correttezza in pista e che non ci siano incidenti alla partenza. Le primissime fasi saranno molto interessanti. Il lato pulito della griglia è più gommato, quindi le vetture che partono da lì potrebbero avere un piccolo vantaggio. Il pendio in entrata alla prima curva ti consente di ritardare il punto di frenata, ma è una curva lenta, quindi resta sulla difensiva. In bocca al lupo. Crepi. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Fernando Alonso vede chiaramente la prima curva dalla sua pole position e accanto a lui c'è Nico Rosberg. E ora vediamo il resto della griglia. Button e una Toro Rosso, Lewis Hamilton. Guardate i distacchi. Vettel, Palmer, Ricciardo. Palmer in sesta Grosjean, posizione. Ericsson. Va bene, passiamo avanti. Allora ragazzi, io comunque per la strategia metterei delle gomme soft all'inizio, ecco, e super soft per la fine. Ovviamente quanti giri sono? Vabbè, mettiamo così. Al 9° giro ci dovremo fermare. Sono 14 giri, perfetto. E vabbè, la benzina ne mettiamo un po' di più del normale. Ne mettiamo per 16 giri e partiamo subito. Non dovrebbe piovere, come avete potuto verificare. Abbiamo potuto cambiare le gomme perché la qualifica si è disputata sul bagnato. Sembra tutto a posto, ma dobbiamo provare le marce, quindi ingranali tutte appena puoi e poi dobbiamo lavorare ai freni e scaldare anche le gomme. L'ingranarsi si ingranano. Allora, prima curva, si arriva da 300 a 70 km orari per questo tornantino che poi scende verso destra, curva da fare in pieno, in sesta marcia, poi settima, sinistra, destra, si scala una marcia, sesta, sinistra, quinta, destra, si tiene la quinta fino al limitatore, poi quarta marcia per questa controcurva, gomito verso sinistra, terza marcia, curva verso destra, poi si rimette un attimo la quarta verso sinistra, quinta, sesta, settima, scusate, curva verso sinistra. E poi dalla settima alla seconda marcia di nuovo per questo tornante che immette sulla prima zona DRS del tracciato. Si accelera fino all'ottava, la zona DRS, non mi chiedete perché, è messa molto avanti rispetto all'uscita dall'ultima curva.
lungo rettilineo, come potete vedere, si frena più o meno a metà tra 150 e 100 metri. Si mette la seconda per questa curva verso sinistra, gomito, quarta, quinta marcia, si rimette la terza, curva verso destra molto stretta, si accelera mentre si è ancora in curva, quarta, quinta marcia di nuovo, poi seconda mentre si sta curvando verso sinistra, curva ancora verso sinistra, gomito, poi quarta, quinta, sesta marcia, si tiene la sesta fino al limitatore qui per questo curvone verso destra, che in realtà è una tripla curva da raccordare come quella della Turchia. Poi quarta marcia per questa curva verso sinistra che immette poi sull'ultima curva dove c'è la detection zone, terza marcia, curva a sinistra, seconda zona DRS e traguardo. Un attimo, si parte subito ragazzi per Austin. Dobbiamo cercare di far bene la prima curva. La partenza non è stata delle più sportiveggianti che abbiamo mai fatto. Ci teniamo molto interni. La strategia paga perché siamo in seconda posizione dietro ad Alonso. Grande, grande così. Ecco, il primo avvertimento ce lo siamo già beccato. In realtà ce lo dovevamo beccare già dall'inizio, ma per un motivo fortuito non l'abbiamo preso. Ecco, taglio di curva addirittura per una curvina del cazzo. Riprendiamola da qui. Ovviamente adesso dobbiamo controllare ragazzi, perché abbiamo le gomme soft a differenza degli altri. Guardate in accelerazione col nuovo motore. Come li abbiamo mollati dietro, battono gli altri. Ecco, in questa zona perdiamo sempre tanto comunque. Questa è la parte del circuito che mi piace meno. Mamma mia. Alonso giro più veloce. 1.40. Ah, l'abbiamo battuto, mi sa. Prima curva un po' al limite. Ci è scappata un bloccaggio. Nonostante le gomme più dure, ma vaffanculo, ti stavo per dire, nonostante le gomme più dure riusciamo a stare abbastanza appiccicati ad Alonso. E riusciamo anche a tenere dietro gli altri. Ah, un po' lungo qui. Ora Button ha la possibilità di prendere la scia. Però non riesce ad avvicinarsi più di tanto, senza il DRS. Stiamo bloccando un po' troppo spesso l'anteriore sinistra. Sono entrato un po' troppo stretto.
stato ecco. Da adesso il DRS è disponibile. Bene così l'uscita dalla prima curva, dai. Alex, onestamente non me ne sbatte una minchia che non piove. Anzi, forse se piove è meglio. Vediamo le gomme come stanno. Stanno ancora bene, dai, possiamo sfruttarle a dovere. Comunque un'accelerazione lo molliamo proprio, Button. Nonostante il DRS non riesce ad avvicinarsi. Oh mamma mia. Ce la siamo rischiata lì. Abbiamo 3 secondi da Alonso. Oh cazzo, un po' troppo stretto. Questa non ci voleva. Neanche questa ci voleva. Io ripeterei proprio dalla prima curva se ce la fa ripetere. Sì, ce la fa ripetere. Però abbiamo comunque tagliato. Vai. Sbagliato, sbagliato la marcia. Alonso sta conducendo la gara. Ora Button ci è incollato. Abbiamo staccato le Mercedes, tra l'altro. Quindi in teoria ci dobbiamo preoccupare solo delle McLaren. Però guardate un po' in accelerazione. Adesso però c'è il DRS bello potente. DRS scia. Non riesce però Button. Almeno per il momento. Ci siamo presi. Cazzo. Ci ha preso. Ci ha preso proprio. Ripetiamo da qui. Pure io gli avevo lasciato spazio all'interno. Largo. Ecco, questi sono errori che non vanno fatti. Io suppongo che tra un paio di giri Button rientrerà in box. Alcune informazioni su Ariane. Sta rallentando. Dai, ma stai zitto, cazzo. L'animaccia tua. Oh! Oh cacchio! La macchina si è letteralmente imbizzarrita. Ripetiamo, va. Lunghissimo.
e si infila Button, però malignamente poi ci attacca al muro a momenti. Non riesce ad andare via però, ragazzi. Allora cerchiamo di risuperarlo alla fine di questo rettilineo. Guardate, guardate l'accelerazione che abbiamo avuto. Ora DRS. Quanto è diventata veloce la Toro Rosso. Mi scusi Button, però non ho alcuna intenzione di farla passare. Aia, lungo. Era passato anche Rosberg. Sentite, io non ci sto però a farmi superare come un pollo. Rosberg adesso rientrerà in box. Infatti. Guardate in accelerazione come molliamo Button. Era la Hamilton, scusate, non era Rosberg. Se vabbè, mi son piantato praticamente. E che la prima curva non si vede. Poi purtroppo Formula 1 ha una delle poche pecche di questo gioco, è che il pilota non gira la testa verso l'apice della curva. Cioè l'inquadratura non gira praticamente. Attenzione che Button si sta buttando. È rimasto dietro al momento. A sto giro Button dovrà rientrare secondo me. Come stiamo a benzina? A gomme. Stiamo ancora bene, vai. Siamo un po' troppo aggressivi sull'anteriore sinistra comunque. Ora Button rientrerà in box. Eccolo là. Ok. È lunghissimo. Che poi le gomme super morbide durano solo due giri in meno rispetto alle soft. Stiamo girando in 1,45, l'animaccia. Ragazzi, sta curva non la vedo. Non la vedo proprio. Proviamo a cambiare inquadratura, vediamo se riesco. Già si vede un po' meglio da qui. Anche se non è molto realistica questa inquadratura. Lungo. Adesso le gomme non tengono veramente più. Siamo arrivati al limite.
No, che cazzo ho fatto? Ok, adesso sì. Largo. Secondo me Button, quando usciremo dai box, ce lo troviamo davanti. Ok, alla fine di questo giro rientreremo ai box. Non ne frega niente, le ho viste le previsioni prima della gara, vai tranquillo. Mamma mia, tutto di traverso qui, a bandiera. Una volta tanto l'abbiamo fatta in maniera perfetta questa curva. Vai, dai, su, su. Oh! La finestra del pit stop è aperta. Ok, stiamo girando un po' più forte di prima. Vabbè, la gara la vince Alonso comunque. Perché ha 2 decimi da Ricciardo e adesso gli è passato davanti. Strategia sbagliata stavolta, raga. Taglio di curva. Dove? Scusate, eh? Io non è che voglio dire. Bah. Mannaggia la miseria, dai! Sì, Alonso è già arrivato. Senza neanche il pit. Non so neanche se ce la facciamo su Button e gli altri. Tranquillo. Tanto ste gomme non ne hanno più, quindi avrei dovuto comunque fermarmi, anche se non me l'avessi detto tu. Vabbè. Diciamo che non è stato l'ingresso ai box più sportiveggiante della storia, però. Eh no, Button Pass. Button Pass. Ma di brutto, eh. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Anche Rosberg, anche Hamilton.
ci ritroviamo in settima posizione dietro le Ferrari. Dove taglio di curva, ragazzi? Dove? Dove stava? Ci vorrebbe una bella safety car. Lunghissimo, cazzo, lunghissimo. Accelerano le Ferrari, eh. Vabbè che Raikkonen c'ha il DRS. No, ho sbagliato proprio il punto di frenata, non ho visto i cartelli. Stiamo attenti, eccolo. Due per uno, siamo in quinta posizione. Ora dobbiamo recuperare su Hamilton. Ah, però so qua, eh. Cioè, non sono lontanissimi Button e Hamilton. Ora abbiamo messo pure la miscela grassa, quindi saremo un po' più sportiveggianti se non sbagliamo le curve. Sì, ci stiamo avvicinando anche abbastanza rapidamente. Mi viene il dubbio che se avessimo messo le super soft all'inizio non sarebbe andata a finire così. Potevamo anche vincere forse. Dai, su. Mamma mia, 1.45. Continua così. Abbiamo recuperato un secondo in un giro. No, non è andata per niente bene questa serie di curve. Prendiamola da qui. Dalla penalità. Però le prime tre le abbiamo fatte bene, quindi solo da qui.
cazzo. Due baroni però. Ce li abbiamo a vista. Ora stiamo facendo come i caccia. Target acquired. So che si dice acquired. Pilota davanti. Davanti c'è Hamilton. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,9 secondi. 1,2 secondi di vantaggio a giro. Monta gomme morbide e nuove. L'ultimo giro è stato 1,41,7. Ok, il distacco è 2,9 secondi. Me l'hai già detto. Stiamo prendendo di nuovo 1,49, 2 secondi e 5, guadagniamo altri 9 decimi, però mancano due giri. Bersaglio acquisito. Lo tengo sto avvertimento. No, non me lo tengo più. Scusate. Dai, dai. Ce ne sono due là, possiamo finire a podio. Sfruttiamo tutta la gomma, dai. Non dovrebbe piovere, se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Stiamo a posto con la benzina, non ci pensiamo più. Dai, che cazzo è? Limiti della pista tua sorella. Un secondo e otto. Altri nove decimi, ma è l'ultimo giro. Quindi o ci muoviamo o restiamo fuori dal podio. Sfruttiamo tutta la gomma adesso. Ultimo giro. Distacco dall'auto davanti 1,7 secondi. Da assurdo, ragazzi, assurdo. Dai, su. Dai che lo prendiamo, almeno Hamilton. Almeno lui. No, niente, non ce la facciamo.
Ah, due maroni, sti tagli, che poi non sono tagli in realtà. Niente, raga. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Ci siamo presi una penalità anche. Erano lì. Dovevamo avere un altro giro e lo prendevamo. Ah! In anticipo. Ah, è vero, nello scorso episodio ve l'avevo detto, Vediamo gli se immediatissimi Hamilton vince, festeggiamenti. A volte sembra noi dobbiamo facile, arrivare ma almeno come tutti i quinti. piloti vi diranno, competere per la vittoria a questi livelli è tutt'altro che un gioco. Ora è ufficiale, abbiamo un nuovo vincitore del titolo mondiale di Formula 1. Grande. Grande prestazione della McLaren che oggi si aggiudica una vittoria stupenda. Luca, che cosa ha distinto questo team dagli avversari? Credo che sia La stata la strategia. strategia a fare Lo la sapevo che differenza. l'avrebbe Si detto. vede Però è chiaramente vero, che cazzo. Hamilton ha fatto un gran lavoro È per vero, utilizzare c'avevano l'istinto ragione. e Noi abbiamo tirare fatto la al meglio da cazzata tutti. che Questo dimostra ancora una volta che la siamo Formula 1 è un gioco arrivati insieme. tardi. E dobbiamo anche riconoscere i meriti al pilota, perché una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è un grande talento al volante. I nostri piloti stanno uscendo per la cerimonia di premiazione. Oggi il primo posto se l'è aggiudicato la McLaren. Congratulazioni a tutto il team Tutti i per questa gelatai. fantastica performance. E va bene. Tre E ora gelatai. diamo un'occhiata alla classifica piloti. Oggi incoroniamo il campione del mondo che ha accumulato un vantaggio ormai irraggiungibile. È stato un anno stupendo per la Formula 1. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Molti piloti hanno fatto un buon lavoro, ma quello che mi ha colpito di più è Daniel Ricciardo. Ed ecco come si configura il Vai a campionato cagare. costruttori. Oggi il leader della classifica non ha brillato e il suo vantaggio si è ridotto notevolmente. È stato bello avervi qui con noi questo weekend. Spero che vi siate divertiti. Arrivederci. Alla prossima. Arrivedergliela. Allora, vediamo se col campionato piloti possiamo ricercare qualcos'altro. Il campionato costruttore è irraggiungibile. Abbiamo 112 punti di distacco dalle Mercedes. 738. Comunque siamo in vantaggio nella rivalità nonostante li siamo arrivati dietro perché abbiamo fatto tempi migliori e quant'altro. Allora, 738 punti, non possiamo ricercare una sega, quindi andiamo direttamente al prossimo Gran Premio che è in Messico. Questo è un circuito che non mi piace neanche per niente. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione, ciao a tutti.